Raccomando il distanziamento l'uno dall'altro, indossate la mascherina. Iniziamo solo questa sera questa riflessione che faremo fino al momento in cui non raggiungiamo l'obiettivo. Quindi è solo l'inizio di questo cammino che porteremo avanti e non ci fermeremo per nessun motivo. Iniziamo questa serata e do la parola subito all'avvocato Murolo, che diventa per noi, possiamo dire, il coordinatore di tutti i consiglieri di opposizione che sono qui questa sera. Grazie a tutti! Grazie, grazie. È importante che stasera voi siate qui, perché Cava deve testimoniare la propria attenzione e la propria presenza. Non è possibile che si continuino a perdere pezzi dell'ospedale di Cava nell'indifferenza generale. Io ho letto una dichiarazione del sindaco Servalli. Ha detto che stasera non sarebbe venuto perché aveva paura. Paura di che? Del Covid? Paura dei cittadini cavesi? Paura di De Luca, nel caso fosse venuto a sapere che stasera era qui con noi a manifestare? Io credo che la difesa di Cava, dell'ospedale e di Cava, perché sono due facce della stessa medaglia, non deve conoscere differenze politiche. Stasera avrebbe dovuto esserci anche l'amministrazione, se avesse avuto il coraggio di esserci. Perché l'ospedale di Cava non è una cosa che riguarda l'opposizione, è una cosa che riguarda tutta la città, e purtroppo si sta consumando su questo tema l'ennesimo tradimento della città. Noi avevamo detto che l'ospedale era a rischio e purtroppo questo si sta verificando. Abbiamo appena sentito le promesse, vogliamo crederci, vogliamo fare finta di crederci, purtroppo i fatti ci dicono che non sarà così. Non appena sarà passata l'emergenza, ha detto De Luca, il reparto di rianimazione riaprirà. Però intanto tutte le attrezzature, i materiali, i macchinari sono stati portati via. E già è successo con ginecologia, è già successo con altri macchinari, altre apparecchiature, sono andate a Salerno e non sono mai tornate indietro. E allora non bisogna prenderci in giro. Rianimazione riaprirà solamente se Cava saprà lottare ogni giorno, sempre su questo tema. Noi ci dobbiamo riconquistare rianimazione, ci dobbiamo riconquistare il nostro ospedale, perché non ce lo regaleranno. De Luca non ce lo darà spontaneamente. La vigilanza deve essere massima, la città deve far sentire la propria voce, il proprio peso e la propria dignità. Non deve più accontentarsi di bugie e deve capire che appena un mese fa ci hanno ancora di nuovo riempito di bugie che oggi si manifestano per quello che erano. Forza Cava e viva l'ospedale di Cava! Era qui con noi il presidente del Tribunale del Malato, Carlo Russo, se vuole dire istituzionalmente due parole come presidente di questa istituzione. Secondo me avete già detto tutto voi, in quanto Cava dei Tirreni purtroppo è destinata sicuramente, io sono convinto, a chiudere, perché non è normale che un sindaco non si occupa delle problematiche dell'ospedale. Quando sentiamo parlare di De Luca, si vede, no, dai video che ha fatto, e parla che non c'è personale, invece non è vero, perché ci sono le graduatorie aperte per infermieri, operatori sociosanitari, addirittura come autista di ambulanza per il Covid. Quindi di cosa vogliamo parlare? Non possiamo dire niente, dobbiamo essere tutti quanti noi uniti, tutte le forze politiche, per cercare di uscire al di fuori di questo grosso problema che interessa tutta la cittadinanza di Cava dei Tirreni. Grazie. In rappresentanza del consigliere Pasquale, senatore Fortunato Palumbo. Buonasera. Beh, che cosa dire? Abbiamo visto questo video e il grande, scusate, lo devo dire perché io ne assumo le responsabilità, il grande buffone, perché così è, un buffone, solo chiacchiere e nulla più, De Luca, insieme al suo amico Vincenzo Servalli. Bene, l'ospedale oramai è finito, sta per finire completamente. Allora noi cavesi dobbiamo essere veramente uniti, perché solo l'unità di tutta la città può far sì che l'ospedale risorga. Perché guardate, una città come Cava dei Tirreni non può essere senza ospedale, perché poi l'ospedale di Cava, ricordatevi che raccoglie anche la costiera amalfitana, non lo dimentichiamo tutto questo. Allora il buffone, le palle,
le dice lui, non le diciamo noi, perché lui è un grande maleducato. E allo stesso modo lo faccio pure io, il maleducato, perché il pallista è il buffone, è Vincenzo, il suo amico. Grazie e buonasera. Buonasera, abbiamo deciso di organizzare questo incontro per dimostrare all'amministrazione uscente che la città è contro questa decisione presa dal sindaco, dal presidente della regione De Luca e dall'amministrazione regionale del PD. Abbiamo deciso di partecipare a questo, di organizzare questo incontro, di non partecipare all'incontro in consiglio comunale per un motivo, perché finché il sindaco Servalli continuerà a restare unito con chi ha decretato la chiusura dell'ospedale, sì temporanea ma chiusura, perché senza rianimazione tutti gli altri reparti, gli ambulatori non possono funzionare. Qua come opposizione siamo scesi in campo per dire che noi non ci stiamo. Ci stiamo finché, solo se il sindaco Servalli si schiererà con il popolo cavise contro l'amministrazione regionale e si batterà fino all'ultima goccia di sudore, fino all'ultima goccia di sangue per far sì che l'ospedale ritorni a essere fiorente come un tempo. Per questo siamo qua. Vi ringrazio per la presenza e per far sentire la vostra voce al sindaco Servalli. Grazie mille. Vai lì. Allora, ancora una volta ci troviamo insieme per affrontare questi problemi. Il problema dell'ospedale è un problema che dura da anni. Molti già avete visto interviste, quante volte l'abbiamo denunciato. La cosa più brutta è che nella campagna elettorale ognuno fa delle promesse e quelle promesse non vengono mantenute. Io non sto a dire o a puntare il dito verso qualcuno, anche se questa sera lo potremmo fare puntando il nostro dito verso l'amministrazione Servalli. Questo non lo voglio fare. Ma io voglio pensare un attimo dove può arrivare la miseria dell'uomo. La miseria dell'uomo arriva al punto di prendere in giro il fratello sulla salute e sulla malattia, sulla sofferenza. È atroce. Possiamo dire i nuovi Hitler della storia, in una forma diversa. Approfittare della sofferenza, della malattia, per i propri interessi, per i propri piaceri, per i propri tornaconti. Purtroppo quel video che avete visto, e poi lo faremo vedere in continuazione, mi sembra che quella propaganda di 5 anni fa è quello che sta facendo l'amministrazione regionale e comunale. Ognuno piazza i propri figli, parenti, cugini, amici. Pure De Luca ha piazzato pure i figli suoi e si piazza anche per il futuro. A Di Palazzo, a Piazza della Concordia e cose del genere. Ognuno fa tutto quello che può, nel migliore dei modi, cercando di avere anche trasparenza, tra virgolette, ma tutto questo in fondo non c'è. E allora approfittare dei sentimenti nobili di noi cavesi, la legge fedelissima città della cava, come si chiamava un tempo. Allora quando c'è stata la promessa dell'ospedale, vi ricordate in campagna elettorale io dicevo, parlo per il mio movimento della fratellanza, l'ospedale vive ore drammatiche, ebbene lo vogliono chiudere, ma a noi serve una cosa importante, il pronto soccorso con la grande rianimazione e il servizio dell'elicottero. Ed era previsto anche a Pregiato una struttura straordinaria, che in questa circostanza, se uno era un poco furbo, ma probabilmente l'intelligenza l'hanno pochi, si poteva approfittare anche di questa circostanza per il Covid, di fare una nuova struttura subito e poi ce la saremmo trovata. Il Covid è una scusa che cambiano tutti quanti, parliamolo, diciamo la verità. Quando finisce un Covid è finita la sezionetta. E allora, per chi è intelligente e un po' furbo, avrebbe approfittato di questa occasione. L'avete fatto in campagna elettorale, facendo promesse false. Non si poteva approfittare di questa circostanza per avere un secondo punto di riferimento a cava? No. Bisognava prendere in giro la gente. E voi come mi accaduto ci cadete a rinta. O dicene una volta, o dicene due, o dicene tre. Però alla fine dei conti, basta vedere i risultati elettorali. E soltanto un giro di voti, di tornaconti, di piaceri, di interesse.
io do una cosa a te e tu dai una cosa a me. Logica sbagliata, soprattutto per la sofferenza e per la malattia. Noi iniziamo questa sera ufficialmente con il nostro movimento dell'opposizione questo cammino che ci porterà uno scontro ogni volta in consiglio comunale, per qualsiasi occasione, per qualsiasi circostanza. Segue la promessa che ancora una volta viene fatta, tra virgolette, io poco ci credo. Arrivata a un certo punto non sarà mantenuta per la riapertura della rianimazione, all'unanimità con la città, chiederemo subito le dimissioni del sindaco e dell'amministrazione cittadina. Sia con il bene che con la forza, una volta e per sempre. Perché altrimenti le cose non cambieranno mai. Io mi sono messo proprio con la testa di rivedere tutte le determine degli ultimi 5 anni, di vedere tutto quello che è stato fatto e si continua a fare. Ogni giorno quello che esce, ho 2 persone che controllano dalle 6 della mattina fino a 6, in continuazione. Se ci saranno imperfezioni, saranno denunciate su tutti i fronti. E quella dell'ospedale sarà la più grande guerra che ci porterà veramente a spaccare la città una volta per sempre. Ora, molti ci seguono da casa attraverso la diretta televisiva, quindi io mi faccio portavoce di tutta l'opposizione per salutarvi. Saremo vicini a voi, l'abbiamo fatto e lo continueremo a fare. In questi giorni siamo intervenuti, almeno personalmente, per i tanti tamponi e le tante circostanze. Io vi voglio dire solo quello che è successo ieri. Purtroppo una persona a me molto cara aveva un dolore terribile allo stomaco. E io dissi, guarda, non è cosa buona. Devi andare in ospedale. Dopo una trafila per arrivare in ospedale, Raffaele lo sa, arriva a un certo punto, arrivano 2 casi di Covid e si chiude l'ospedale. Sto povero Cristo non ci ha fatto proprio più. E dice, no, chi ne inizi infatti, ad andare così, poi dammi una caldi aspirina e dimmelo poco come voglio. E lo mandano a casa. Casanta pazienza stamattina, ieri mattina, è stato portato poi a San Leonardo. A San Leonardo dice, ma qua c'è infatti. Poi la colicista va subito a operare. Vanno a vedere che c'è fatta la caldi aspirina, non si può operare. E allora hanno buttato là, sta là, ad aspettare 3-4 giorni posso operare, perché a capo non si possono fare nessun intervento perché manca di animazione. Guardate, ma che cose pazze, che non manicomio. Qua manca il grado della civiltà proprio. E allora, dato che uno come me non ha nulla da perdere, iniziamo questa battaglia insieme. Io mi auguro che l'ospedale ritorni più efficiente di prima. Cercheremo di fare un progetto nuovo con i tecnici per fare un secondo punto di ospedale dove era stato previsto lì a Breggiano. Faremo una lotta, perché la prima cosa per il sindaco e per ciascuno di noi è tutelare la salute dei cittadini. L'abbiamo fatto e lo continueremo a fare. Io a nome di tutta la minoranza vi ringrazio, ringrazio voi e le vostre famiglie. Aiutateci, stateci vicino e vinceremo la nostra battaglia. Grazie a tutti. Stasera, a nome vostro, con tutti i consiglieri, apriamo un telo. Questo telo è simbolico, porta la croce rossa, il simbolo della salute e della sanità. Noi idealmente lo affidiamo a voi cittadini cavesi. Siete voi in questo momento che lo avete in mano e che lo portate in mano. La responsabilità è vostra. Questo lenzuolo non sarà ripiegato finché Cava non avrà nuovamente un ospedale degno di questo nome. E questo è un impegno, è un giuramento, è una promessa che tutti voi dovete fare a voi stessi. Allora vi invito a rivedere questo video che ricorda un po' la nostra storia e quello che sarà del nostro ospedale, le tante promesse mancate,
ma che noi vogliamo crederci, ricominciare insieme e lottare insieme. Viva Cava, grazie a tutti i medici, gli operatori sanitari. Grazie a tutti voi e buona serata a tutti. Deve contare di più. Cava e Cava non è un piccolo comune. Siamo per fare affari, non ci candidiamo per utilizzare le istituzioni come se fossero una bottega di famiglia personale, non ci candidiamo per fare delle strutture sanitarie dei luoghi di raccolta di clientele anziché dei luoghi nei quali curare la povera gente innanzitutto. Spagna stanzia complessivamente 400 milioni di euro, 330 per la struttura, il resto per le nuove tecnologie. Questo sarà insieme con il Cardarelli di Napoli, il più grande ospedale della regione Campania e sicuramente il più moderno. È un ospedale che nasce in pianura, 200 metri più avanti rispetto al Ruggi, avrà un'area di parcheggio di 50.000 metri quadri. Complessivamente copre un'area di 220.000 metri quadri ed è un ospedale che è a ridosso di quello che sarà un parco fluviale, il parco del torrente Fuorni, quindi gradevole, splendido anche dal punto di vista dell'inserimento ambientale. Un policlinico che avrà collegamenti diretti con la metropolitana di Salerno, avremo un'altra stazione della metropolitana dedicata alla cittadella ospedaliera. Abbiamo potuto farlo perché abbiamo superato dopo 10 anni il commissariamento della sanità campana, quindi veramente un piccolo miracolo di cui personalmente sono orgoglioso.